L'Avezzano ospita lo Spoltore per centrare la terza vittoria consecutiva in campionato e consolidare le proprie ambizioni di classifica. Al De Marzi uno Spoltore reduce dal rocambolesco pareggio contro il Capistrello e che deve ancora rinunciare a Petito, Sborgia e Collecchia, ma recupera in extremis Belli. Nell'Avezzano debutto assoluto per Damiano Zanon al centro della difesa con il confermato di Gianfelice. Davanti Pendenza preferito a Blanco vicino a Dos Santos. Sulla tre quarti agisce Braghini con Catalli dirottato in regia. Nello Sportore c'è Sparvoli con Colasante a completare il 3-5-2 di Del Gallo. Avvio shock per i padroni di casa, 60 secondi e Laguzzi stende Belli in aria, contatto che non lascia dubbi a Di Monte Odorisio della sezione di Vasto. Calcio di rigore, dal dischetto va Sparvoli che spiazza Di Girolamo e fa 1-0. Un giro di lancetta e rigore a favore dell'Avezzano. Pendenza viene atterrato da Di Renzo, nessun dubbio per il fischietto vastese che manda Bisegna dagli 11 metri, palo e tapin di Pendenza per l'1-1. I biancoverdi alzano il pressing e all'ottavo è ancora protagonista lo scatenato Pendenza che ruba palla, serve Dos Santos che scarica in porta ma trova i pugni di Palena. 60 secondi ed è lo stesso Pendenza ad azionare una ripartenza e servire un cioccolatino per Dos Santos che insacca per il 2-1. È l'Avezzano a fare la partita con lo Sportore che si limita a difendere e cercare spazi in ripartenza, ma al 40esimo la formazione è di Torti ad andare a centimetri dal 3-1. Pendenza è il migliore tra i suoi, serve un rigore in movimento per Bisegna che non inquadra lo specchio e cestina il tris. Appuntamento rimandato di qualche minuto quando Braghini lancia Dos Santos che viene atterrato da Palena per il terzo rigore di giornata. Dal dischetto il brasiliano fa 3-1 e mette a segno il quinto gol in tre partite. La ripresa si apre con Sicchetti per Di Camillo nello Spoltore, ma è ancora l'Avezzano a sfiorare il poker con la pennellata di Zanon per l'avvitamento di Bisegna che non impensierisce Palena. Al settimo continua il valzer dei rigori, Lombardo tocca in aria con il braccio e concede il quarto rigore della partita. Esecuzione perfetta ancora di Sparvoli che fa doppietta e riporta in vita i suoi. Del Gallo inserisce planamente per Colasante, l'attaccante è subito pericoloso con un terzo tempo perfetto che grazie a Di Girolamo. Al quarto d'ora prova a scuotere i suoi Catalli ma la sua bordata c'entra in pieno l'incrocio dei pali. Torti manda in campo Pelino Albanese per Lombardo e Laguzzi passando al 3-5-2, ma è lo Spoltore ad andare vicino al pareggio con l'inzuccata di Sparvoli che misura i riflessi di Di Girolamo. Al 29esimo prova a pungere in ripartenza l'Avezzano con il corridoio di Bisegna per Dos Santos, ma il brasiliano non preme il grilletto e Palena intercetta il pericolo. 10 minuti e cala il sipario sul match, traversone di Selva Allegra per la testa di Sparvoli che cala la tripletta al De Marzi e fissa il punteggio sul 3-3, occasione persa per l'Avezzano che rallenta la corsa e cede il passo all'Aquila. Spoltore ancora imbattuto dopo tre giornate. Mister, dopo essere andati in svantaggio, l'avevate ripresa, eravate sul 3-1, la domanda è cosa è successo nel secondo tempo? Beh, sicuramente siamo scesi in campo convinti che la partita era finita, ma in questo campionato le partite non sono mai finite, bisogna chiuderle. E niente, noi abbiamo sofferto questo 3-5-2 sugli esterni, ho cercato poi di rimediare mettendomi come loro, cercare di portare a casa la vittoria, ma i miei ragazzi sono andati un po' in difficoltà sia fisica che anche mentale. Però nel calcio ci può stare, succede anche nelle squadre di Serie A. Dobbiamo resettare, ne parleremo nei prossimi giorni di quello che è successo e vediamo di prepararci bene al meglio per la partita di mercoledì. Mister, quattro rigori non si vedono spesso sui campi da calcio. L'ha convinta la direzione di gara? Sicuramente non si vedono, però sa, noi dalla panchina non è che possiamo giudicare. Sicuramente qualcuno magari è stato anche, come si dice, benevolo, no? nel giudizio, però di fatto esistono, li ha dati e niente, sono stati tutti realizzati tra l'altro, per cui. Però al di là di quello, dopo secondo me un buon primo tempo, almeno 35 minuti del primo tempo abbiamo fatto bene, dove abbiamo ribaltato il risultato, poi il secondo tempo bisogna parlare con i ragazzi, vediamo un attimino quello che è successo. Bisogna fare mente locale dove ci sono stati questi errori, perché di fatto non abbiamo più giocato. Una squadra come la nostra deve continuare a giocare, non può pensare che sei sul 3-1 e le partite sono finite, perché non ci vuole niente poi a riaprirla, no? Poi che è successo? Il calcio di rigore a loro e si è riaperta la partita, loro sono cresciuti a livello mentale, noi magari abbiamo messo forse un po' di paura perché convinti di non farcela e è venuto fuori sto pareggio. Loro hanno fatto un buon secondo tempo e alla fine il risultato di parità è giusto.
e quello che ci ha dato il campo ci prendiamo, perché è giusto. Un'ultima domanda, mister, per concludere: il secondo tempo, soprattutto nella parte finale, avete avuto tante occasioni in ripartenza, forse lì è mancata un po' di lucidità. Sì, è vero, noi abbiamo tante situazioni per ripartire, per chiudere la partita, però poi uno è l'ultimo passaggio, un dribbling di troppo, un tocco di troppo, alla fine sono svanite queste situazioni. Vediamo, ripeto, di parlarne nei prossimi giorni con la squadra, vediamo un attimino di resettare e di ripartire per mercoledì, perché non è che adesso il pareggio comporta qualcosa, no? Il pareggio ci può stare nel calcio e noi dobbiamo essere bravi a resettare e ripartire. Mister, siete stati bravi ad approcciarla, siete andati subito in vantaggio con quel calcio di rigore, poi siete andati sotto, nel secondo tempo è arrivata questa reazione che ha portato a questo pareggio tutto sommato giusto. Ma credo proprio di sì, credo che abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, perché noi abbiamo giocato a pallone, abbiamo cercato di mettere in difficoltà una squadra fortissima che nel primo tempo ha dimostrato le sue qualità. Secondo me siamo usciti di carattere, abbiamo rispettato la squadra avversaria, ma nello stesso tempo abbiamo creduto nelle nostre potenzialità, e il pareggio, ripeto, secondo me è strameritato, anche perché abbiamo avuto più di un'occasione per pareggiare e poi alla fine c'è stata anche la palla completamente per poterla vincere. È il secondo 3-3 consecutivo che portate a casa, vede qualche analogia con la partita scorsa contro il Capistrello o si è trattata di tutt'altra partita? No, è stata una partita diversa, perché questa l'abbiamo approcciata bene, abbiamo subito dei gol evitabili, il terzo rigore che sembra un pochettino dubbio, però per il resto penso che anche il primo tempo abbiamo cercato di limitare le loro azioni, poi nel secondo tempo secondo me siamo usciti bene.